Ciao ragazzi, qui è Alessandro Bentivoglio ed in questo video vi voglio mostrare la strategia che abbiamo utilizzato per incrementare il numero di iscritti e quindi le conversioni di oltre il 200% sul blog di Mirko Gasparotto per arrivare fino a un tasso di conversione di oltre il 35% sopra alla pagina del blog. Ma partiamo da quello che era prima, da come era prima il blog. Allora, il blog di Mirko Gasparotto prima era così, in questo modo. Si presentava come un classico blog, quindi basato su WordPress e l'home page era proprio questa, quindi era rappresentata dall'elenco degli ultimi articoli che venivano scritti. Quindi una parte alta dove vediamo comunque tutte le informazioni dell'header, il menu e poi sotto l'elenco di articoli. Ok? Quindi un template molto semplice e pulito. E qui in fondo abbiamo anche una call to action. Se vogliamo approfondire, abbiamo questa possibilità del Gas Café, il corso di formazione online, link social nel footer, eccetera. La call to action vera e propria da questa pagina qui era quella di iscriversi. Quindi questo pulsante rosso, iscriviti qui, che dava tra l'altro anche un bonus perché dice: iscriviti alla community, ebook in omaggio. E quindi già il fatto di avere un ebook in omaggio è un qualcosa in più, non è proprio a zero comunque la strategia. Però che succede? Comunque il classico iscriviti qui, iscriviti alla newsletter, messo soprattutto in una parte, se vogliamo anche un po' laterale, no? Rispetto alla pagina principale, non funziona più. Inoltre, che succede? Arrivando su questa pagina, dobbiamo studiare la pagina, abbiamo mille possibilità di uscita da questa pagina. Oggi i tempi di lettura si sono abbreviati tantissimo, quindi arrivando su questa pagina, sì, il pulsante rosso è molto evidente, però non è così accattivante, diciamo, perché abbiamo già la possibilità di scorrere giù, andarci a leggere gli articoli, leggere, magari cliccare su un articolo e quindi uscire da questa pagina. Poi andiamo a vedere il menu. Andando sul menu si aprono ancora degli altri sottomenu, ok? E quindi anche qui, se vogliamo informazioni, ci dobbiamo andare a studiare, vedere, poi dopo ci sono anche altri sottomenu ancora. Ci dobbiamo studiare un po' quello che è tutta la struttura del sito, della community o del blog. E quindi questo pulsante qui, con questa impostazione, convertiva prima circa ad un tasso del 10%, quindi su 100 persone che arrivavano qui su 100 visitatori della pagina, 10 inserivano il proprio indirizzo email cliccando su questo pulsante. E che succede? Che tutti gli altri, quindi il 90%, era perso per sempre. Quindi Mirko Gasparotto è un imprenditore e vuole trasmettere ad altri imprenditori la sua esperienza. E per farsi conoscere, quindi lui utilizza una strategia di video. Non so se l'avete qua visto, andando su Facebook, Mirko condivide i propri video dalla macchina principalmente, chiamati 2 minuti di gas, dove lui in 2 minuti dà delle informazioni. Alla fine di questi 2 minuti dice: se vuoi approfondire questo argomento, se ti è comunque stato utile, se ne vuoi sapere di più, vai sul mio blog mircogasparotto.it. E le persone atterravano qui. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito l'home page del blog con una landing page e rovesciato la pagina, nel senso che il menu non è più in alto, ma l'abbiamo portato in basso e l'abbiamo reso più chiare le call to action. Questa è la nuova pagina del blog di mircogasparotto.it, dove la prima cosa importante da chiarire è, cioè, chi sei, che cosa fai, quindi il tuo posizionamento, il tuo messaggio. Quindi diventare un imprenditore d'eccellenza è la chiave per raggiungere l'equilibrio tra la tua vita privata e quella professionale. E qui già ho un'informazione. Prima cosa che posso fare è un pulsantone grande. Entra gratis, gratis è una parola importante, nella community privata di Mirko Gasparotto. Tra l'altro sotto c'è, per scoprire i suoi segreti, sviluppare la tua vita privata e il tuo business. In omaggio, 15 capitoli dell'ebook. Perché questo? Innanzitutto, semplifichiamo la vita al nostro visitatore, togliamo tutta la parte di menu che troviamo qui in alto e quindi l'unica cosa che lui potrà fare arrivando qui senza neanche scorrere è solo una, quella di cliccare su queste call to action che sono poi tutte uguali e aprono il pop-up.
Quindi clicco qui e si apre il pop-up dove posso inserire l'indirizzo email per accedere immediatamente alla community in maniera gratuita. Stessa cosa se clicco sull'altro pulsante e sul link che c'è qui sotto. Poi che succede? A questo punto posso scorrere e quindi vado a fare brand su Mirko, perché comunque io magari ho visto un video, ho visto Mirko sul palco, l'ho incontrato di persona. So che esiste Mirko, voglio approfondire, voglio sapere di più e quindi cerco Mirko Gasparotto e arrivo qua. Adesso però voglio maggiori informazioni su Mirko. Ah, vedo che Mirko ha parlato o ha avuto a che fare con queste entità qui, con queste aziende, di cui vedo i loghi molto importanti. Ok, e già questo è un elemento di brand se io non conosco Mirko. Poi che succede? Su Mirko, quindi una breve biografia, così per iniziare a dare informazioni su Mirko. Testimonianze d'eccellenza, altro elemento fondamentale. Quindi questi sono tutti elementi molto importanti che poi si possono comunque intercambiare, però sono degli elementi che servono per posizionarci, per aumentare il nostro brand e quindi fare in modo che quella persona gli dica: ah, cavolo, allora questa persona ne sa perché abbiamo anche delle testimonianze d'eccellenza e quindi persone che magari io conosco e di cui mi fido che parlano bene di Mirko e quindi mi invogliano ad entrare. Qui un'altra call to action, scopri l'evento Imprenditore 360 e poi aziende e progetti sempre di Mirko, quindi il Gas Café, l'Osa Community, Club Mondiale, Arroweld e l'Onlus Mariana e per finire l'Imprenditore 360, l'evento. Alla fine della pagina da dove iniziare? Stessa cosa. Qui raccontiamo un po' degli ostacoli che hanno gli imprenditori, ma alla fine c'è il pulsante Entra gratis nella community privata di Mirko, pop-up e indirizzo email. Quindi ovunque tu clicchi su questa pagina, la cosa più evidente sarà questo. E non c'è ancora, non abbiamo visto il menu, non abbiamo visto altre distrazioni. Però che succede? Che se una persona ha già inserito l'indirizzo email e quindi vuole andare avanti e accedere direttamente ai contenuti, diamo comunque la possibilità qui in fondo di accedere a tutte le risorse. E quindi abbiamo su Mirko Gasparotto tutti i link che riportano poi al blog. E quindi era quel vecchio menu che abbiamo visto prima all'interno del blog. Quindi biografia ufficiale, pubblicazioni, eventi, interviste, però organizzati in maniera più ordinata. Ok? Quindi su Mirko Gasparotto avrò queste cose, risorse sono delle risorse che ha creato Mirko, lavora con Mirko. Ok, e poi link vai al blog di Mirko, quindi da qui io posso comunque rientrare sull'home page e poi il footer con i vari link. Ok, quindi che succede? Le persone arrivano su questa pagina, la prima cosa che fanno, figo, mi piace Mirko, voglio entrare nella community, tra l'altro è gratis ed ho un bonus che sono questi 15 capitoli in omaggio, quindi entro e inserisco il mio indirizzo email. Adesso proviamo, inseriamo l'indirizzo email. E andiamo avanti. Che succede? Arriverò sul blog? Vediamo dove ci porta questa pagina. Ah, complimenti, ecco qua. Quindi non siamo ancora nel blog, ma perché questo? Perché nel momento in cui io sono curioso di scoprire una cosa, quindi sto inserendo la mia email per ricevere qualcosa, voglio subito quella cosa che mi hai promesso. E quindi è un momento di alta attenzione, un momento dove le persone sono molto calde e quindi hanno un livello di attenzione molto alto. Quindi in questo momento sono successe due cose. Uno, mi è arrivata un'email di benvenuto dove mi riepilogherà un po' quello che io troverò in questa pagina. Adesso andiamo a vedere. E poi sono arrivato su questa pagina che non è ancora il blog, ma è una pagina intermedia dove da qui gli darò tutti i bonus e tutti i vari step. Considerate che i tassi di conversione su queste pagine possono arrivare anche fino all'80%. Quindi tutto quello che noi andremo a mettere su questa pagina qui ha un valore enorme, perché le persone arrivate su questa pagina qui sono caldissime e non vedono l'ora di ricevere qualcosa da parte nostra. Dopodiché, da qui li porteremo anche sulla pagina del blog e su tutte le altre risorse disponibili all'interno della community. E quindi da qui noi potremo anche promuovere altri prodotti e chiaramente poi accedendo alla strategia completa vi mostrerò anche quello che sono i vari step da inserire qua.
Vi faccio vedere velocemente i tassi di conversione dell'home page del nuovo blog su ClickFunnels. Ecco qua, quindi prendendo un periodo di tempo, quello che vediamo è che sulla home page, su 639 visitatori unici, 225 hanno lasciato il proprio indirizzo email. Ok, e quindi questo è solo il primo step, con un tasso di conversione del 35%. 35,21%. Prima, con il pulsante rosso sulla vecchia pagina, era del 10%. E quindi l'incremento è di oltre il 200%. Chiaro? E quindi è tutto, cioè questo 25% di traffico è un traffico in più. Cioè, se prima pagavamo, faccio un esempio, 3 euro per avere una persona che lasciava il proprio indirizzo email, adesso quella persona che lascia l'indirizzo email lo paghiamo 1 euro. Quindi il tasso di conversione significa anche un risparmio economico notevole. Perché poi, che significa? Che più persone arriveranno sulle nostre seconde offerte. Guardate qua, l'altro step era quello del gas caffè, come abbiamo visto prima. Che succede? Che di queste persone che sono arrivate qua, il 70% hanno inserito il proprio indirizzo email. Cioè, sulle persone che hanno cliccato su Scopri il gas caffè, ok? Che sono 44 visitatori unici, 31 hanno lasciato l'indirizzo email per accedere al gas caffè, quindi al percorso online, con il 70% di conversione. Ok? Qui, questo è quello che avviene sulla seconda pagina, perché il livello di attenzione è molto molto alto. Quindi questa è la strategia che abbiamo utilizzato per incrementare di oltre il 200% i tassi di conversione sul blog di mircogasparotto.it. Se vuoi scoprire di più, clicca sul pulsante che trovi qui sotto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!